Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo guardando i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono 1941 infatti nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 1301 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 9,95%. Scendono i ricoveri che passano da 454 di ieri a 445 di oggi. Si registrano 5 decessi recenti, tra cui una donna di 40 anni. Il bilancio delle vittime sale a 2.932. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 3 mesi e 102 anni. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, 430 pazienti, meno 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 15, meno 2, sono in terapia intensiva. Vediamo le variazioni provincia per provincia: 468 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 490 in più in provincia di Chieti rispetto a ieri, 362 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 544 in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, 33 persone in più sono residenti fuori regione e altre 25 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E alla luce degli ultimi aggiornamenti, il tasso di occupazione dei posti letto scende all'8% per le terapie intensive e al 31% per l'area non critica. Continua a ridursi anche l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che ora è a 805. Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana è in costante calo ed è di 10.311 unità. La variazione rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al meno 10,34%. In rapida flessione su base settimanale anche i ricoveri per entrambe le aree. A livello territoriale, in testa c'è sempre la provincia di Teramo, unica zona a mostrare numeri in lieve aumento, con un'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti pari a 936. Seguono tutti in calo l'Aquilano 816, il Chietino 724 e il Pescarese, provincia migliore, con 668. In occasione del convegno pescarese sulle malattie rare, la Onlus Progetto Noemi torna a chiedere la realizzazione del primo reparto di terapia intensiva pediatrica. L'Abruzzo è tra le 6 regioni italiane che ne sono sprovviste. Giuseppe Dintino. In Abruzzo non esiste alcun reparto di terapia intensiva riservato ai più piccoli. In Italia le terapie intensive pediatriche sono 23 per un totale di circa 200 posti letto, ovvero 3 letti ogni milione di abitanti, al di sotto della media europea che è pari a 8. L'Abruzzo è tra le 6 regioni italiane dove questo reparto è assente, quindi se mai un bimbo dovesse avere necessità di essere ricoverato in rianimazione, questo sarebbe curato nel reparto per gli adulti. Le terapie intensive pediatriche più vicine sono quelle di Roma e Ancona. Essere assistiti in unità di terapia intensiva dedicate, fanno sapere gli esperti della Società Italiana di Pediatria, significa migliorare la prognosi rispetto ai bambini che vengono ricoverati in terapie intensive per adulti. Insomma, i bambini sono curati meglio nei reparti loro dedicati, ma non solo. Secondo gli addetti ai lavori, la mortalità dei pazienti aumenta nelle unità operative a basso volume. In Abruzzo per i più piccoli esiste solo il reparto di terapia subintensiva. Si trova a Pescara ed è stato realizzato dalla Giunta d'Alfonso su impulso dell'associazione Progetto Noemi, la Onlus fondata dai genitori di una bambina affetta da atrofia muscolare spinale. L'incontro di ieri sulle malattie rare promosso dalla ASL è stata occasione anche per affrontare questa tematica, quella di una sanità a misura del paziente. L'Abruzzo ha coraggio, riesce davvero a dare seguito alle richieste che noi facciamo attraverso l'associazione Progetto Noemi, ma ora più che mai c'è bisogno di un reparto di terapia intensiva pediatrica che si muove all'unisono con la subintensiva pediatrica che ad oggi esiste ed è l'unica presente in Abruzzo, proprio nell'ASL di Pescara. Stiamo allestendo gli spazi e formando il personale, questa è la risposta dell'assessore regionale alla sanità. Al momento però non c'è alcuna data in cui il reparto dovesse effettivamente essere inaugurato. Bisogna investire anche
anche nelle cure domiciliari, dice Sciarretta, affinché le famiglie dei pazienti non vengano lasciate sole. Sicuramente bisogna comunque entrare nell'ottica che la malattia rara incide nel nucleo familiare in un modo devastante, quindi in primo luogo bisogna individuare dei riferimenti regionali, quindi delle strutture ospedaliere in grado di dare assistenza a 360 gradi, quindi diagnosi, cura, ma soprattutto anche lavorare sull'assistenza domiciliare, quindi cercare di far sì che l'ospedale vada a casa del paziente, del bambino. Cambiamo argomento adesso. Il divieto di somministrazione di alcolici all'esterno dei locali della movida di Pescara dopo la mezzanotte continua a far discutere. Le associazioni degli esercenti chiedono buonsenso, come spiega ai nostri microfoni il direttore della CNA di Pescara, Carmine Salce. Il servizio di Paolo Renzetti. C'è una sorta di invocazione al rispetto di questa normativa, che è una normativa nazionale e che però è disattesa in qualche maniera in tutta Italia, perché effettivamente impedire di bere una birra, un bicchiere di birra all'aperto dopo la mezzanotte ci sembra veramente eccessivo. In un paese, tra l'altro, che svolge la propria attività anche molto fuori dai locali, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, insomma, ci rendiamo conto che bisogna che ci si renda conto che anche i gestori dei locali hanno la necessità, devono avere in qualche maniera la possibilità, sempre nel rispetto, diciamo così, anche delle regole, di poter consentire alla propria clientela di bere dopo la mezzanotte un bicchiere di birra seduti in un tavolino all'aperto. Ora, ci sembra un po' una levata di scudi che parte da una zona che è sotto sorveglianza ormai da tanti anni per una serie di motivazioni, che però non può portare ad un rigidimento che arriva quasi a rasentare il proibizionismo. Noi crediamo che questa situazione vada gestita con il buon senso e con il contributo sia dei gestori che delle forze preposte a far rispettare le normative. Tutto questo nel momento storico in cui, dopo due anni di pandemia, gli esercenti provano a ripartire. Sì, di fatto in questa situazione si innestano una serie di problematiche. Bene ha fatto il Comune a prorogare la possibilità di avere tavoli all'esterno anche un po' oltre quelli che erano i canoni degli anni precedenti. Lo ha fatto perché si è reso conto, ci rendiamo conto tutti, che la pandemia ancora non è alle spalle e quindi c'è anche da parte del consumatore una predisposizione a rimanere più all'aperto che non al chiuso. In avvicinamento alla 15ª giornata mondiale delle malattie rare, la ASL di Pescara ha organizzato un convegno a cui hanno partecipato medici, le associazioni, il manager Ciamponi, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Cosenza, l'assessore regionale Verì e l'assessore comunale Dinisio. Le malattie rare, per definizione, riguardano un numero limitato della popolazione, ma la ricerca e la garanzia di cure e assistenza sono questioni che interessano l'intera società. Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale delle malattie rare, istituita 15 anni fa. Queste patologie possono essere congenite, ma anche di origine infettiva o tumorale. In Italia, secondo la rete Orfanet, i malati rari sono circa 2 milioni. Nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. Ieri nell'aula magna dell'ospedale di Pescara la ASL ha organizzato un convegno riguardo questo tema per promuovere la sinergia tra regione, comuni, azienda sanitaria, professionisti e associazioni. Oggi le malattie rare ricevono più attenzione, ha detto l'assessore regionale Nicoletta Verì. Purtroppo spesso negli anni precedenti è mancata un'attenzione adeguata per questo tipo di patologia, cosa che oggi non è più sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, in quanto abbiamo portato avanti procedure proprio finalizzate per una giusta attenzione anche attraverso la sinergia con tutte le associazioni, dando anche la possibilità a caregiver di usufruire dei fondi, ma soprattutto è importante la diagnosi. Una diagnosi
diagnosi che deve partire dal momento prima della nascita, quindi attraverso uno screening prenatale, ed è questo il grande obiettivo che ci siamo posti nei mesi successivi. Non bisogna andare via da Pescara e dall'Abruzzo per potersi curare, ha detto nel corso del convegno l'assessore comunale alle politiche sociali. Ci si può curare qui? Certo che si può curare qua, abbiamo dei grandissimi professionisti e quindi non dobbiamo mai uscire fuori dall'Abruzzo. Perché uscire se le abbiamo qua dentro casa? Noi abbiamo dimostrato più volte i grandi medici che poi ci fanno la differenza e che li dobbiamo conoscere, quindi massima divulgazione, quello che dicevo prima, di quello che poi riescono a darci. Quindi anche per le malattie rare, noi abbiamo dei professionisti unici. Cronaca, un uomo di 51 anni residente in provincia di Chieti è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzo di 15 anni nel processo con il rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis. Il PM Giancarlo Ciani aveva chiesto 6 anni nei confronti dell'uomo. Con la condanna è scattata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'uomo, per questa vicenda verificatasi a giugno dello scorso anno, si trova agli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, aveva costretto il ragazzo ad avere un rapporto sessuale minacciandolo nel caso si fosse rifiutato di rendere nota la sua omosessualità. I due si erano conosciuti su un sito di incontri per omosessuali ed avevano fissato un appuntamento per incontrarsi. È poi stato il ragazzo a denunciare la violenza sessuale presentandosi dai carabinieri. Sugli orti urbani prosegue la battaglia di cittadini e associazioni che dicono no alla cementificazione dell'area. Cittadini ed associazioni dicono no alla decisione del Consiglio Comunale di cementificare parchi e spazi verdi di Pescara con nuove edificazioni in ambito PNRR. Per questo oggi i residenti di via Santina Campana hanno incontrato la stampa per parlare del progetto dell'amministrazione che ha deciso di consentire la costruzione di un asilo nido su un'area recentemente rigenerata grazie ad un parco e dagli orti urbani gestiti dagli stessi residenti che domani parteciperanno anche ad una commissione comunale per esporre le loro proposte. Noi vorremmo semplicemente far comprendere all'amministrazione comunale come sia improprio l'idea di usare questo sito per la costruzione di un nido, al quale non siamo assolutamente contrari, anzi i servizi per l'infanzia ben vengano in città, ma ci chiediamo perché proprio su questo sito, che ha visto nascere un'esperienza unica a Pescara e tanto ben riuscita di cittadinanza attiva, perché cancellare tutto il denaro pubblico che è stato speso per impiantare questi orti? Perché togliere ai cittadini la possibilità di sperimentare una socialità costruttiva? Perché voi, come vedete, qui a fianco agli orti è nato un parco che noi residenti di via Santina Campana, costituitici in associazione, abbiamo adottato, di cui facciamo la manutenzione e la gestione, così come facciamo la manutenzione di tutta la scarpata che vedete qui sopra. Ora, perché riconsegnare alla mancanza di decoro questa zona che prima vedeva semplicemente uno stato di abbandono pietoso? Noi proponiamo di vedere se ci sarebbero zone già vicino ad altri poli scolastici, dove cioè esistono scuole primarie e scuole dell'infanzia, perché la possibilità per Pescara di avere, oltre a questa esperienza, l'esperienza di un sistema integrato 06 o 011 sarebbe un grosso vantaggio. E non sto qui a particolareggiare quelli che sono i vantaggi di sviluppo educativo didattico per bambini, ma anche e soprattutto per i cittadini, che vedrebbero la possibilità di gestire i propri figli da 0 a 11 anni in luoghi contigui, vicini, quindi senza le corse disperate per la città che tutti conosciamo. L'ottava assemblea elettiva provinciale ha riconfermato Roberto Battaglia alla guida della CIA L'Aquila Teramo. Tra gli obiettivi, affrontare con la politica temi come ad esempio l'emergenza cinghiali. Stefano Recanati.
Roberto Battaglia è stato rieletto presidente di CIA L'Aquila. Durante la sua relazione di apertura il presidente ha ripercorso le tappe più significative del mandato appena concluso, ricordando i valori che hanno orientato la sua presidenza all'interno dell'organizzazione, tracciando gli obiettivi prioritari del suo prossimo mandato. La CIA L'Aquila Teramo lavora su un territorio di competenza vastissimo. Si tratta delle province appunto di L'Aquila e Teramo in una percentuale che rappresenta il 66,6% dell'intero territorio della regione Abruzzo, dal mare alla montagna, con tutte le produzioni rappresentate. Tra gli impegni da portare avanti, quello di rafforzare i rapporti con università e istituti di ricerca per poter avviare progetti che puntano alla vera sostenibilità economica e ambientale, alla transizione ecologica e a quella digitale. Continueremo a affrontare il problema della gestione della fauna selvatica che è imperversa sul nostro territorio. Saremo direttamente impegnati anche ovviamente in un'altra tematica molto importante, che è tutto quello che ruota attorno al mondo dei consorzi idrici. E ricordiamo che sul territorio di Teramo L'Aquila ne sono presenti 4. La scommessa che ci accingiamo a perseguire, ossia di creare qualcosa di innovativo per le imprese agricole, quel qualcosa di innovativo lo troviamo racchiuso attorno a tutto quello che riguarda la vendita diretta che stiamo nel corso degli ultimi 4-5 anni organizzando. Tra i presenti anche l'assessore regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, il quale ha voluto ringraziare tutto il comparto che, messo in ginocchio dal sisma, dalle nevicate, dal Covid e per ultimo dal caro bollette, ha sempre saputo rialzarsi ed oggi ancora una volta simbolo della nostra regione. E soprattutto con il PSR, è bene ricordarlo che questa regione ha investito maggiormente e ha dato una priorità assoluta a questi territori come era opportuno e giusto che fosse, e oggi saranno anche delle opportunità aggiuntive perché il cratere col PNRR avrà delle risorse disponibili dedicate a questi territori. L'Abruzzo è una regione centrale per CIA, ha sottolineato il direttore generale Claudia Merlino, ma va risolto il problema del reddito approfittando delle risorse del PNRR e della nuova politica agricola europea. Le aziende agricole hanno una bassa marginalità, ancora troppo bassa, ma hanno un grande valore aggiunto. Questo valore nella catena di produzione spesso si disperde e il PNRR, attraverso tante misure molto specifiche, alcune molto trasversali, se riconosce l'agricoltore il vero ruolo che svolge, non soltanto economico, consentirà anche di risolvere il problema del reddito. In un inizio d'anno difficile per i tanti elementi di congiuntura, le associazioni di categoria con l'amministrazione comunale di Chieti hanno dato vita a Compra Teatino, una card collegata a un'app che consente di fare acquisti a Chieti usufruendo di sconti ma anche ottenendo informazioni relative ad eventi culturali e sportivi in città. Selenia Secondi. Compra Teatino è una carta, uno strumento snello e intuitivo che consentirà di avere sconti ma anche di essere aggiornati su tutti quelli che sono gli eventi culturali, sportivi e non solo. È nata da una concertazione al tavolo del commercio con le associazioni di categoria insieme all'amministrazione comunale. Insomma, per poter avere questa card cosa bisogna fare? Per aderire occorre andare sul sito comprateatino.it e cliccare nell'apposita sezione, oppure lo si può fare anche attraverso PECO, attraverso il protocollo dell'ente. L'adesione è molto facile, poggerà sulla piattaforma Smart PA e un circuito che vuole mettere appunto una manovra di avvicinamento tra la domanda e l'offerta, che vuole creare valore alle attività economiche della nostra città. Il tutto lo abbiamo voluto fare in condizioni di gratuità per il tessuto economico della nostra città, ma anche per i nostri concittadini, perché oggi in un momento di ripresa crediamo fermamente che bisogna sostenere le attività commerciali della nostra città non con una semplice azione di sussidiarietà, ma con uno stimolo fermo alla ripresa che oggi deve essere massiccia e che sicuramente attraverso questo strumento sarà anche semplificata. Uno strumento dedicato comunque non solo alle attività commerciali ma anche ai servizi alla persona. Assolutamente sì, a tutte le attività economiche della nostra città, compreso i servizi alla persona, ma sarà anche una piattaforma nella quale trovare informazioni su cosa fare in città, dagli eventi sportivi agli eventi culturali, a quello che è il tema dell'accessibilità, a quello che è l'aspetto ricettivo. Insomma, veramente abbiamo voluto fare qualche cosa che avvicinasse nei negozi di vicinato non soltanto i nostri concittadini ma appunto un'intera regione e un intero paese. Per chi trovasse difficoltà c'è anche un tutorial reperibile dove? Abbiamo predisposto un tutorial che stiamo rilasciando davvero a brevissimo, sempre sul sito comprateatino.it, che spiega esattamente come aderire, ma è davvero molto semplice, in pochi passaggi questo tutorial semplificherà le procedure di adesione.
Assemblea pubblica informale domenica mattina a Caramanico Terme. I cittadini hanno potuto scrivere su dei post-it le proprie idee per rilanciare il borgo. I suggerimenti confluiranno nel piano di sviluppo che dovrà intercettare fondi del PNRR. La rinascita del borgo di Caramanico Terme in provincia di Pescara, che passa per la condivisione di cittadini e operatori turistici, idee e suggerimenti da mettere per iscritto su dei post-it, più di 200 quelli che entro il tardo pomeriggio hanno riempito un grosso cartellone intercettando le esigenze di un territorio che sta subendo una crisi economica che sta portando, come in altre zone interne, allo spopolamento. Per questo il sindaco di Caramanico Luigi De Acetis ha voluto un'assemblea pubblica informale domenica con la quale raccogliere le sollecitazioni e i suggerimenti della cittadinanza. L'opportunità è quella di attingere dai fondi del PNRR. L'amministrazione comunale così ha seguito le indicazioni del bando regionale e ha selezionato, con una procedura ad evidenza pubblica, un partenariato composto da 45 tra imprese del terzo settore, fondazioni, organizzazioni di volontariato, che saranno parte attiva nella redazione di un piano di sviluppo che dovrà accogliere le istanze raccolte nell'assemblea e che si spera possa partecipare al riparto dei fondi del PNRR. L'obiettivo è quello di recuperare la cultura del paese, ma con un occhio al rilancio dell'occupazione, della vivibilità e sostenibilità del paese stesso. E quindi in questa occasione abbiamo voluto condividere e far incontrare tutti i soggetti che hanno presentato delle idee per questo progetto, che secondo noi è un punto di partenza per la rinascita del paese, a prescindere poi dal successo del bando stesso, ma è un modo nuovo di far partecipare la cittadinanza e tanti soggetti a delle idee di nuovo sviluppo, di rinascita e di ripartenza di un territorio intero fondamentalmente. Adesso apriamo la pagina dello sport per il recupero della 21esima giornata. Domani il Pescara sarà di scena a Pesaro contro la Vis senza lo squalificato Franco Ferrari. Tra i marchigiani out gli squalificati Cusumano, Gucci e Acquadro. Dirigerà Iacobellis di Pisa. Intanto la società ha ricevuto l'atto di chiusura delle indagini sul caso Plusvalenze. Il club ora dovrà decidere se presentare memorie difensive o farsi ascoltare dalla Procura federale. Andrea Costantini. Turno infrasettimanale di Serie C con la giornata di domani, che sarà di recupero della terza di ritorno, non disputata lo scorso 15 gennaio per l'emergenza epidemiologica. Pescara atteso dalla trasferta di Pesaro, la seconda delle tre consecutive, e con l'urgenza di ritrovare una vittoria che manca da tre gare. Un intervallo che sta compromettendo la rincorsa al terzo posto, tornato distante 7 punti, complici le ultime due vittorie del Cesena, e con una Entella quarta che ha 5 punti in più dopo il successo di ieri sul Siena. Un Pescara che non fa risultato e che non convince sotto il profilo del gioco e che rischia di perdere ulteriore terreno, perché dopo la gara del Benelli ci sarà quella di Modena e questo Pescara non sembra in grado di ferire a domicilio la co-capolista. Mancherà Ferrari squalificato, il sostituto naturale Cernigoi stenta, e allora Auteri potrebbe anche vagliare l'ipotesi di Dursi o Rauti centravanti. Il turnover potrebbe interessare anche elementi come Diambò, Zappella e Ianes, che scalpitano per riavere una maglia da titolare. Sul fronte Vispesaro l'allenatore Banchini non potrà disporre degli squalificati Acquadro e Gucci. In mediana toccherà di nuovo a Coppola. In avanti Dere Spinis e Cannavò si candidano per una maglia. Squalificato Cusumano, da vagliare l'eventuale conferma di Lombardi nel ruolo nuovo di esterno mancino. Vispesaro, che ha avuto un 2022 altalenante, 8 punti in 7 gare, ma reduce dalla buona gara di Cesena persa alla fine, e desiderosa di mantenere l'attuale piazzamento playoff. Vigilia del match in casa Pescara, contrassegnata da un nuovo round della vicenda Plusvalenze, tornata in auge dopo il comunicato diramato ieri sera dalla Juventus circa la comunicazione di conclusione delle indagini notificata dalla Procura federale per il club bianconero e altre 10 società, tra cui il Pescara. Inchiesta sportiva che prende in considerazione l'articolo 31,1 del codice di giustizia sportiva circa violazioni gestionali ed economiche, punibili con ammenda più diffida. E gli
articoli 4 e 6 del CGS, rispettivamente sul rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità e sulla responsabilità delle società e dei dirigenti che le rappresentano e le cui sanzioni hanno un ampio raggio a seconda della gravità dei fatti accertati. Da questo momento il Pescara e le altre società hanno 15 giorni di tempo per accedere agli atti, depositare le proprie memorie difensive o fare richiesta di essere ascoltati dalla Procura, la quale in seguito deciderà se far scattare il deferimento davanti al Tribunale federale o se archiviare e chiudere il procedimento. Il Presidente Sebastiani valuterà il da farsi con i legali della società, ma manifesta tranquillità sull'operato del club. Nel mirino della Procura sono finite plusvalenze effettuate nelle stagioni 18-19, 19-20 e 20-21 per valori che la Procura ritiene gonfiati al fine di, tra virgolette, aggiustare il bilancio e presentarlo in maniera migliore rispetto alla reale situazione. Tra le operazioni sospette, con la Juventus, la cessione di Matteo Brunori e l'acquisizione di Edoardo Masciangelo, col Parma le cessioni di Brugman, Cipolletti, Macin, Martella, Napoletano, Palmucci e Pavone e le acquisizioni di Galano, Brunori, Daloia e Madonna. E dunque sarà quella di oggi, è un'altra vigilia di campionato per la Lega Pro, che domani vedrà il recupero delle gare della terza di ritorno. Il Teramo alle 18 riceve una delle due capoliste, il Modena di Attilio Tesser, impegno complicatissimo per i biancorossi dopo il pari rimediato a Gubbio. Nel pomeriggio conferenza stampa di Federico Guidi, che confermerà il 3-4-3 con Bernardotto centrale in attacco e i due esterni Malotti ed Andrea. Lo ascoltiamo. Il Modena non lo attacchi facilmente se vai a intasare tutti quei corridoi centrali dove i due difensori centrali sono estremamente solidi, chiunque giochi, mi riferisco a Piacentini, Silvestri, Baroni, Pergreffi, Ingegneri, anche se ora Ingegneri è fuori lista, c'hanno sempre il play da schermo davanti ai due centrali, quindi lì è chiaro che è una zona in cui è molto, molto intasata. Io penso che per far male al Modena devi intanto essere molto bravo nella prima costruzione per saltare la pressione, il pressing dei primi tre attaccanti, e poi devi essere molto abile a giocare sia in ampiezza che nella profondità, ma questo non è che vale per Modena, vale un po' per tutte le squadre. È chiaro che più riesci a far fare una partita sulla difensiva al Modena, a quei calciatori che amano avere il pallone tra i piedi, quanto più magari riesci a mettere in evidenza quei pochi difetti che possono avere. Sappiamo, e non è presunzione, ma spero e mi auguro che la squadra faccia una partita di personalità, di coraggio, per provare a giocarsela sapendo che è un'impresa titanica da fare, però ecco, io penso che dobbiamo essere molto bravi a fare quello che solitamente facciamo, quindi giocare bene a calcio e veloci. Io metterò in campo quelli che penso stiano bene fisicamente, al di là di quanto minutaggio hanno avuto nelle partite precedenti, ma se ho garanzie fisiche, perché sicuramente domani ci sarà una partita dove bisognerà correre forte e tanto, però se stanno bene vanno in campo, e sceglierò in base alla strategia che vogliamo attuare contro i nostri avversari. Io, con tutti gli scongiuri del caso, voglio fare un monumento al capitano, perché in tre partite ravvicinate ogni tre giorni ha fatto sempre 12 chilometri, questo andrebbe clonato veramente a Rigoni, e spero che domani ne faccia altrettanti, ma veramente sta correndo come un ragazzino e sta recuperando, ma questo è anche la crescita esponenziale dal punto di vista fisico anche di Soprano, che solitamente negli impegni ravvicinati aveva sempre accusato, si vede che ormai hanno metabolizzato le intensità, i recuperi, le velocità, e quindi di questo sono molto soddisfatto. Però è chiaro che devo gestire le tante energie spese, perché per ora non voglio dire niente, ma siamo andati bene, non è successo nulla di negativo, e quindi spero di finire questo tour de force veramente sfiancante continuando ad avere tutto il gruppo disponibile. E Jacoponi è chiaro che è un anno che era inattivo e deve ritrovare minutaggio, lo deve fare con gradualità, perché anche lui non deve perdere né allenamenti, non possiamo permetterci di incorrere in infortuni, anche perché gli errori che sono stati commessi da Simone sono proprio di mancanze di campo,
di distanze, di letture della palla, di velocità di esecuzione nella gestione. Fortunatamente dal punto di vista fisico però sta rispondendo molto bene. Scendiamo in Serie D adesso perché sono state respinte le dimissioni del tecnico del Notaresco Massimo Epifani presentate ieri alla dirigenza, dirigenza che questa mattina si è riunita, poi ha incontrato la squadra e infine ha comunicato al tecnico di aver respinto le dimissioni. Allora noi andiamo ad ascoltare l'intervista al direttore generale rossoblù Simone Bernardini. Sì, oggi abbiamo appunto voluto cercare di fare un confronto con i giocatori, con tutto il gruppo squadra, con lo staff tecnico per capire un po' le sensazioni, un po' quindi con l'assenza dell'allenatore, perché chiaramente Massimo oggi non è venuto al campo. Abbiamo cercato di comprendere un po' quali sono le difficoltà oggettive che ci sono in campo e dal gruppo squadra è emerso un'assunzione di responsabilità e non sono emerse crepe nei confronti del tecnico, quindi noi come società, anche per rispetto di tutto quello che ha fatto Massimo per questa società, abbiamo appunto dopo questo confronto deciso di ricontattarlo, richiamarlo. E so che ha parlato col direttore sportivo e che si è lasciato convincere nel tornare, perché comunque ha ricevuto tanti attestati di stima da parte di tutti i giocatori e anche da parte di tutta la società. Volley adesso in A2, nuovo successo della Sia Cortona che batte il Lago Negro in 4-7 e si avvicina al traguardo salvezza. In A3 l'Abba Pineto vince in 3-7 in casa del Garlasco e prosegue il testa a testa con Grottazzolina. Domani sera il recupero con Porto Maggiore. La trasmissione Pallavolley invece slitta dopodomani, giovedì alle ore 21. Sergio Zappalorto. In A2 la Secco vince di nuovo e lo fa contro il temibile Lago Negro, inanellando un altro successo in questo straordinario girone di ritorno dove sarebbe in vetta addirittura. Ottima la prestazione di Ferrato in regia, tra alzate ispirate, muri attacchi, bene De Paola e Pessoa, a tratti rientrante Sant'Angelo, ma soprattutto gran prova di carattere che avvicina il sestetto di lanci a un'area più vivibile in chiave salvezza. Giovedì 24 alle 21 si approfondirà col centrale Tommaso Fabi come ospite a Pallavolley. In A3 l'Abba Pineto sbanca faticando solo nel set centrale il campo del Garlasco con un perentorio 3-0 in una serata in cui si rivede un buon link, 17 punti, mentre al resto pensano i compagni in un match temuto sulla carta ma dominato sul parquet. Il tutto alla vigilia del recupero al Pala Santa Maria domani alle 20:30, tutt'altro che semplice con il Porto Maggiore. A2 femminile a riposo l'Altino, in B maschile l'Alba lotta strenuamente ma perde con la capolista Macerata, mentre ritrova un parziale sorriso il Paglieta che torna alla vittoria, sia pure al tiebreak dopo una splendida rimonta da 0-2 contro l'Ischia. In B1 femminile la Teatina vince tra gli applausi anche l'altro scontro salvezza col Civitavecchia, un altro piccolo miracolo considerando l'organico ridottissimo e gli acciacchi pesanti di più titolari. Affermazione peraltro che consente alle neroverdi nelle immagini di scavalcare proprio le citate razziali e avvicinarsi all'area franca. In B2 non fa più storia il Teramo capolista solitaria che allunga sul Coridonia che ha riposato dopo aver espugnato al tiebreak il campo ostico del Bari in un match combattutissimo che vuol dire 11 in 11 gare, pazzesco. Splendido derby vinto dalla Ceteas a danno dell'inguaiata d'Annunziana, un 3-0 vibrante e spettacolare con due set ottenuti dalle Montesilvanese e vantaggi a riprova dell'equilibrio vissuto per lunghi tratti. Si mangia le mani il Gada Pescara 3 che è in vantaggio 2-0 a Trani, si fa rimontare perdendo il tiebreak dopo aver sfiorato in due frazioni 27-25-25-23 i tre punti pieni. Segnali comunque di una ritrovata forma di questi tempi non è poco in attesa del Gran Derby, sabato prossimo alle 17 al Palo Orfento contro la Ceteas. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Pro Teramo, la vigilia del match di domani pomeriggio delle 18 tra Teramo e Modena. L'informazione del TG6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.